Rivolgiamo un pensiero di riverente affetto al Santo Padre che è in comunione con noi, ascolta la parola di Dio dalla sua cappella. L'angelo del Signore fu mandato da Dio a una vergine. Così comincia il Vangelo di domenica prossima, festa dell'Immacolata Concezione. La verginità è il mezzo scelto da Dio per dare un inizio nuovo al mondo. Come nella prima creazione, anche ora Dio crea dal nulla, cioè dal vuoto delle possibilità umane, senza bisogno di alcun concorso e di alcun appoggio. E questo nulla, questo vuoto, questa smagliatura nella catena delle cause seconde, è rappresentata dalla verginità di Maria. Essa è un segno grandioso che non si può eliminare senza scompaginare tutto il tessuto del racconto evangelico e svisarne anche il profondo significato biblico. In questo avvento, venerabili padri e fratelli, vorrei partire proprio dalla verginità di Maria per una riflessione serena sulla continenza perfetta per il Regno dei Cieli. Oggi si tende a riservare il termine vergine solo alle donne consacrate, ma per il Nuovo Testamento, in particolare l'Apocalisse, esso designa anche quelli che non si sono macchiati con donne, cioè gli uomini che hanno scelto la continenza perfetta. E a questo uso mi attengo anch'io in queste riflessioni. Celibato e verginità sono diventati, lo sappiamo bene, ai nostri giorni un'istituzione, oggetto dentro la Chiesa di innumerevoli dibattiti, guardato con sospetto e talvolta con commiserazione fuori di essa, da parte di molti rappresentanti delle cosiddette scienze umane. Uno di essi, per citare il più famoso di tutti, Freud, ha scritto che la nevrosi sostituisce nella nostra epoca il convento nel quale solevano ritirarsi tutte le persone che la vita aveva deluso e o che si sentivano troppo deboli per affrontarla. Quindi la verginità e il celibato sarebbero l'equivalente moderno, l'equivalente antico della nevrosi moderna. In questa atmosfera è molto facile che le parole celibato, verginità, evochino subito l'idea di un problema irrisolto, di una materia che scotta, anziché quella di un impegno liberamente assunto e di un dono di grazia. Non si vive serenamente da parte di molti il celibato e non se ne sfruttano tutte le potenzialità spirituali perché si è frastornati dal chiasso che c'è intorno ad esso. O magari perché si pensa che chissà un giorno la legislazione a suo riguardo potrebbe cambiare. Ci fu un momento dopo il Concilio di Trento in cui in alcune aree di Europa si era diffusa la convinzione che il celibato obbligatorio del clero sarebbe stato presto abolito. E nell'attesa qualcuno pensò di portarsi avanti, di non aspettare, e così ci fu il vescovo principe di Salisburgo, Wolf Dietrich von Reitenau, che ebbe nel frattempo ben 11 figli. Come sa chiunque oggi visita a Salisburgo il castello Mirabel, che fu costruito per ospitare la numerosa famiglia del vescovo, che tra parentesi fu poi rimosso e imprigionato dal suo successore. È necessario dunque un rovesciamento di mentalità, e questo non può avvenire se non con un rinnovato contatto con le radici bibliche di questa istituzione. Viviamo ormai in un contesto sociale e culturale in cui nella difesa della propria castità non si può far più leva su protezioni di tipo esterno, come la separazione tra i sessi, un rigoroso filtro dei contatti con il mondo esterno e tutte le dettagliate precauzioni delle regole con cui le regole monastiche, il diritto canonico circondavano l'osservanza di questo voto. La facilità delle comunicazioni e degli spostamenti ha creato una situazione nuova. TV, internet, pubblicità, giornali.
ci riversano ormai a fiotti il mondo dentro casa, il mondo spesso nel suo aspetto peggiore. Ce lo cacciano a forza negli occhi, che è una forma di violenza. La custodia della propria castità, dunque affidata ormai in massima parte all'individuo stesso, e non può riposare che su forti convinzioni personali attinte dalla parola di Dio. E a questo scopo, venerabili padri e fratelli, vorrebbero servire le riflessioni che mi accingo a fare in queste tre meditazioni di Avvento, che si asterranno volutamente da ogni preoccupazione apologetica o polemica. Credo che bisogna riprendere il discorso più a monte che non da queste discussioni. La proposta della continenza perfetta è contenuta, come sappiamo bene, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 19. Gli dissero i discepoli: se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre, ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini e vi sono alcuni che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. La parola eunuco era dura e offensiva al tempo di Gesù, non meno che oggi, anzi di più. Se Gesù qui la riprende, probabilmente perché gli avversari accusavano lui di essere un eunuco, non essendosi sposato, come lo accusavano di essere un beone o un mangione. Ma riprendendo questa parola, Gesù le dà un significato totalmente nuovo, che si vede nel passaggio dalla seconda alla terza categoria. Vi sono alcuni che non si sposano, questo è il significato di essere eunuco, perché ne sono impediti da un difetto naturale. Vi sono altri che non si sposano per circostanze della vita o per la violenza, l'iniquizia degli uomini, e vi sono altri, qui il senso cambia, che si fanno eunuchi per il regno dei cieli. In questo caso eunuco ha un senso spirituale, non fisico, come lo ha sempre inteso la tradizione della Chiesa, eccetto, sappiamo, il caso noto di Origene, povero uomo, il quale aveva interpretato sempre tutta la Bibbia spiritualmente e interpreta letteralmente solo proprio questo passo, mutilandosi e creandosi poi per il resto della vita un sacco di problemi. Ma era un santo, l'ha fatto non alla leggera quest'uomo. Nasce così, dalle parole di Gesù, un secondo stato di vita nel mondo. Non esisteva prima di Gesù una condizione di vita paragonabile a questa di chi non si sposa per il regno, almeno nelle motivazioni, se non nel fatto, perché c'erano gli esseni, i monaci esseni, che però era tutt'altra cosa, era un celibato motivato dalla separazione del mondo, da un'attesa apocalittica della fine del mondo. Questa seconda forma di vita non annulla l'altra, il matrimonio, ma la relativizza. Avviene come esattamente per l'idea di Stato, nell'ambito politico. Nell'ambito politico lo Stato non è abolito dalla comparsa del regno dei cieli, però viene relativizzato. Ecco, la continenza perfetta sta di fronte al matrimonio un po' come il regno di Dio sta di fronte al regno di Cesare. Non lo elimina, ma lo fa apparire in una posizione diversa da prima. Esso non è più l'unica istanza nel suo campo, quindi non può più pretendere di essere l'assoluto. Il totalitarismo è escluso. Siccome il regno di Dio è di un ordine di grandezza diverso da quello di Cesare, l'uno non ha bisogno di negare l'altro per sussistere. Allo stesso modo, la continenza volontaria non ha bisogno di che sia rinnegato il matrimonio per essere riconosciuto valido. Anzi, non prende senso questa forma nuova di vita se non dalla contemporanea affermazione della bontà del matrimonio. Se non fosse così, se il matrimonio fosse qualcosa di negativo, astenersi non sarebbe nulla di speciale, sarebbe semplicemente un dovere. Per capire questa nuova forma di vita e la sua intima ragione, bisogna partire dalla motivazione adotta da Gesù per il regno dei cieli. Ora, il regno dei cieli, nella teologia moderna, viene caratterizzato da due avverbi che sono diventati famosi un po' in diverse lingue, no? Già e non ancora.
déjà et pas encore pour les Français, already and not yet, schon und noch nicht, secondo appunto le varie lingue. Esso, il Regno dei Cieli, è già qui, è venuto, è presente. Il Regno dei Cieli, dice Gesù, è in mezzo a voi. Il Regno dei Cieli è a portata di mano. E per questo, però, in altri termini, in altro modo, in altro senso, il Regno dei Cieli non è ancora pienamente venuto. E per questo noi preghiamo nel Padre nostro, venga il tuo Regno. Già e non ancora. Poiché il Regno dei Cieli è già venuto, poiché con Cristo la salvezza finale è già operante nel mondo, dunque, ecco la conseguenza che ci riguarda, è possibile che alcune persone chiamate da Dio scelgano fin d'ora di vivere come si vive nella condizione finale del Regno. E come si vive nella condizione finale del Regno? Gesù lo dice a chiare lettere in un testo del Vangelo. I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dai morti non prendono moglie né marito e nemmeno possono morire, perché sono uguali agli angeli ed essendo figli della risurrezione sono figli di Dio. In ciò risiede propriamente la dimensione profetica della verginità e del celibato per il Regno dei Cieli. Questa forma di vita mostra con la sua semplice esistenza, dunque senza bisogno di parole, quale sarà la condizione finale dell'uomo, quella destinata a durare in eterno. Si è tanto discusso in passato se la verginità e il celibato siano uno stato in sé o ontologicamente più perfetto del matrimonio. Forse si può dire che non è ontologicamente più perfetto del matrimonio. Ogni stato è perfetto per chi vi è chiamato a viverlo, però è sì escatologicamente più avanzato, non ontologicamente più perfetto, ma escatologicamente più avanzato, nel senso che è più simile a quello definitivo dell'uomo a quale tutti siamo incamminati. San Cipriano scriveva alle vergini del suo tempo, il secondo secolo: voi avete cominciato a essere ciò che noi tutti un giorno saremo. Una tale profezia, lungi dall'essere contro gli sposati, è invece anzitutto per loro, a loro beneficio. Ad essi ricorda che il matrimonio è santo, è bello, è creato da Dio, è redento da Cristo, è immagine dello sposalizio tra Cristo e la Chiesa, ma che non è tutto. È una struttura legata a questo mondo e perciò transitoria. Quando non si potrà più morire, non ci si dovrà più sposare. Agli sposati la verginità ricorda perciò che non si può fare del matrimonio e della famiglia l'idolo a cui sacrificare tutto e tutti, come così facile. Tutti sanno quanto è facile fare di un buon matrimonio, sia per i genitori, sia per i giovani, l'ideale e lo scopo supremo della vita, in modo da misurare dalla riuscita del matrimonio la riuscita dell'esistenza, pure semplice. E siccome il primo a soffrire di questa indebita assolutizzazione è proprio il matrimonio, che è come schiacciato da queste attese sproporzionate di essere l'assoluto, ecco perché la verginità, l'esistenza della verginità si risolve in un vantaggio, in un qualcosa che preserva il matrimonio, libera il matrimonio e i coniugi dal peso insopportabile di essere Dio, di essere tutto, l'assoluto, che non possono essere. Partendo da questo carattere profetico della verginità e del celibato, possiamo capire quanto sia ambigua e falsa la tesi secondo cui questo stato sarebbe contro natura e impedirebbe all'uomo e alla donna di essere pienamente se stessi, cioè o uomo o donna. Il dubbio pesa terribilmente sull'animo dei giovani ed è uno dei motivi che più li distoglie dal rispondere alla vocazione. Non si è tenuto sempre conto che, essendosi la psicologia moderna e la psicanalisi fondate su una visione, almeno all'origine, su una visione materialistica e atea dell'uomo, questa visione
può avere un certo senso per chi ha una visione come quella di Freud, materialistica dell'uomo, ma non ha nessuna base per quelli che hanno una visione religiosa o almeno spiritualistica dell'uomo. All'amico Jacques Rivière, convinto che scegliere la castità, diceva lui, fosse un tagliarsi fuori dalla corrente della vera vita, Paul Claudel rispose con queste illuminanti parole in una lettera. Noi viviamo ancora nel vecchio pregiudizio romantico, ahimè spesso tra il clero, tra i seminaristi, questo pregiudizio romantico è ancora adolescenziale tanto forte presente. Noi viviamo, dice, ancora nel vecchio pregiudizio romantico che la felicità suprema, il grande interesse, l'unico romanzo dell'esistenza consistono nei nostri rapporti con la donna e nelle soddisfazioni dei sensi che ne ricaviamo. Si dimentica solo, dice Claudel, una cosa, che l'anima e lo spirito sono realtà altrettanto forti, altrettanto esigenti che la carne, lo sono ben di più, e che se accordiamo a quest'ultimo tutto ciò che essa chiede, sarà a detrimento di altre gioie, di altre regioni meravigliose che ci resteranno precluse per sempre. Svuotiamo un bicchiere di cattivo vino in una bettola o in un salotto, e qui si sente il poeta, e dimentichiamo di questo mare verginale che altri contemplano al levarsi del sole. La verginità e il celibato non rinnegano dunque la natura, ma la realizzano a un livello più profondo. Per sapere che cosa è l'uomo e che cosa è naturale per l'uomo, il pensiero umano, specie quello influenzato dalla filosofia greca, si è sempre basato sull'analisi della natura, del concetto di natura, intendendo per natura, secondo il significato etimologico del resto, ciò che l'uomo è per nascita. E per nascita l'uomo è un animale che ragiona, animal razionale. La Bibbia si basa invece su, dà più importanza che al concetto di natura, al concetto di vocazione. L'uomo non è solo ciò che è determinato a essere dalla sua nascita, ma è anche ciò che è chiamato a divenire con l'esercizio della sua libertà nell'obbedienza a Dio. Questa è l'antropologia biblica dell'immagine di Dio. L'uomo perfetto dunque è Gesù risorto, l'Adamo nuovo, il secondo uomo, come lo chiama Paolo. E più un uomo si avvicina a questo modello di umanità, più è lui stesso veramente, pienamente uomo. Se non ci fosse che la natura, non ci sarebbe un motivo valido per opporsi alle tendenze e agli impulsi naturali, ma c'è anche la vocazione. E siccome c'è la vocazione, in un certo senso potremmo dire che la verginità e il celibato è lo stato più naturale per l'uomo. Perché noi non siamo chiamati a vivere in un eterno rapporto di coppia, ma in un eterno rapporto con Dio, con l'assoluto, quando Lui sarà tutto in tutti. Lo dice, ed è strano trovare queste consonanze dove meno ci si aspetterebbe. Questo è quello che dice Goethe al termine, nei versi celeberrimi finali del Faust, parlando proprio di un amore umano, uno dei più famosi in letteratura, quello tra Faust e Margherita. Allora i versi finali diranno, se il mio povero tedesco prova a dirli in tedesco, «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, das Unzulängliche hier wird Ereignis». Tutto ciò che passa non è che un simbolo, solo in cielo l'irraggiungibile diventa realtà. Allora non è vero che il matrimonio mistico dei mistici è una sublimazione, un surrogato del matrimonio naturale, è il contrario, è il matrimonio umano che è un simbolo, un'anticipazione del vero matrimonio che è quello dei mistici. Questa, venerabili padri e fratelli, è la prima motivazione della verginità e del celibato derivanti dal fatto che il regno è già venuto. Il regno di Dio, però, in altro senso, dicevamo, non è ancora venuto, ma è in cammino.
deve venire in intensità all'interno della Chiesa, all'interno di ognuno di noi, perché ci sono dentro ognuno di noi dei continenti da evangelizzare. Per qualcuno c'è il continente della sessualità, per altro quelle della razionalità, per altro quelle delle relazioni. Insomma, ci sono, il regno di Dio ha 5 continenti in cui venire dentro di me. Poi deve venire in estensione all'esterno fino a raggiungere i confini della terra. Ed ecco la motivazione che scaturisce da questa seconda caratteristica del regno. Poiché il regno non è ancora venuto, ma è in cammino, occorrono uomini e donne che a tempo pieno e a cuore pieno si dedicano alla venuta di questo regno. E siamo così alla dimensione missionaria o apostolica della verginità e del celibato. Essa non riguarda soltanto i consacrati che di fatto vanno in terre lontane ad annunciare il Vangelo, ma tutti i vergini e le vergini. La Chiesa lo ha riconosciuto proclamando una claustrale, Santa Teresa di Gesù Bambino, come compatrona delle missioni. È difficile immaginare cosa sarebbe oggi, come si presenterebbe oggi il volto della Chiesa cattolica, soprattutto, se non ci fosse stata lungo i secoli questa schiera interminabile di uomini e di donne che hanno rinunciato a casa, moglie, figli, per essere liberi per il regno dei cieli. L'annuncio del Vangelo e le missioni hanno riposato in gran parte sulle loro spalle. All'interno della cristianità il progresso nella dottrina, nel pensiero, è riposata su di loro, su alcuni specialmente ordini religiosi. Sono essi che hanno coltivato vie nuove nella spiritualità, all'esterno poi sono essi che hanno istituito quasi la totalità delle istituzioni caritative. Da quanto si è detto appare che la verginità dunque non significa sterilità, un'altra parola che pesa come un macigno sul cuore dei giovani che magari sentono la vocazione, ma al contrario fecondità massima, si intende su un piano diverso da quello fisico. La prima volta che la verginità compare nella storia della salvezza è associata, paradossalmente, alla nascita di un bambino. Ecco, la Vergine concepirà, partirà un figlio. La tradizione ha colto questo legame associando costantemente il titolo di Vergine a quello di madre. Maria è la Vergine madre, la Chiesa è Vergine madre, diceva Clemente Alessandrino, uno è il padre di tutti, uno anche il verbo di tutti, uno è identico allo Spirito Santo e una sola è la Vergine Madre. Così io amo chiamare la Chiesa. Infine, ogni anima, in particolare ogni anima consacrata, è Vergine Madre. Ogni anima credente, dice Isacco della Stella, ogni anima credente, sposa del Verbo di Dio, madre, figlia e sorella di Gesù Cristo, viene ritenuta a suo modo vergine e feconda. Si tratta di una fecondità diversa, dicevo, su un piano spirituale, non carnale. Ma siccome qui dobbiamo battere, dobbiamo smontare delle cittadelle nella cultura dei pregiudizi, si tratta di una fecondità squisitamente umana anch'essa, perché l'uomo non è solo carne, è anche spirito. È lo stesso tipo di fecondità che permetteva a Paolo di dire con tutto realismo, rivolto ai cristiani di Corinto, sono io che vi ho generati in Cristo Gesù, e ancora figlioli miei che io di nuovo partorisco nel dolore. E lo sa bene il popolo cristiano di questa fecondità, che in ogni cultura ha spontaneamente attribuito ai vergini il titolo di padre e alle vergini il titolo di madre. Quando i missionari, quando i fondatori di opere sono ricordati semplicemente come il padre, e quante donne semplicemente come la madre, esempi recenti, padre Pio, madre Teresa di Calcutta. Anche dopo la sua canonizzazione, avvenuta qualche mese fa, si stenta a lasciare il titolo di padre per quello di santo, il padre Pio per quello di San Pio. Tanto questo nome è apparso legato alla missione, alla persona di questi fratelli e sorelle. Tante crisi affettive nella vita dei sacerdoti, con le conseguenze disastrose che tutti conosciamo, dipendono, penso, dall'assenza di queste esperienze forti di paternità spirituale,
dipendono dall'impotenza, un'impotenza c'è anche qui, l'impotenza a generare figli nella fede mediante l'annuncio del Vangelo. Io ricordo sempre l'emozione che mi diede un giorno, avevo parlato una grande folla, appena finito ero strattonato a destra e a sinistra, circondato, uno mi tirò l'abito di dietro, feci in tempo appena nella folla a voltarmi, lui da lontano mi dice: padre, io sono cristiano per merito suo. Ecco, in quel momento mi sentii padre. Ed è un'esperienza che facciamo tutti. Oggi si parla molto della qualità della vita. Si dice che l'importante sul nostro pianeta non è aumentare la quantità della vita, ma la qualità della vita. E per qualità della vita si intende la qualità culturale, igienica, sanitaria, sociale. Ma esiste anche una qualità spirituale, che è la più importante, perché riguarda ciò che dell'uomo vive in eterno. E questi uomini, cioè noi in gran parte qui presenti, i vergini, i consacrati, i celibi, sono quelli che hanno, non teorica astrattamente, di fatto enormemente accresciuto la qualità spirituale della vita. Senza contare che spesso sono quelli che hanno accresciuto anche la qualità igienica, sociale, culturale della vita, come fanno oggi in missione. San Gregorio Nazianzeno ha creato un verso stupendo, lui scriveva anche versi, oltre che scrivere trattati teologici, e in un poema sulla verginità ha creato un verso che, quando io l'ho letto, francamente il primo momento ho pensato: qui esagero un po', non mio San Gregorio Nazianzeno, un po' di enfasi forse, perché veniva a dire questo verso che la prima vergine, il modello supremo della verginità, non è neppure la Madonna e neppure la Chiesa. Il verso dice: «E prote parzenos e agia trias». La prima Vergine è la Trinità. Poi, riflettendo, si capisce che i padri non dicono mai le cose per enfasi, per modo di dire. C'è una profonda verità. Non solo perché la Trinità ha generato, il padre ha generato verginalmente il figlio, ma anche perché la creazione del mondo è avvenuta verginalmente, non come pensavano gli gnostici e i greci mediando una materia preesistente. No, non c'era una materia preesistente, un principio femminile. Ogni generazione di ordine sessuale è in qualche modo mescolata di egoismo, perché l'uomo e la donna, nel generare una vita, realizzano, fanno dono, ma si fanno anche dono, si realizzano, si completano. La Trinità ha dato origine all'universo gratuitamente, dice la preghiera quarta eucaristica: hai dato origine all'universo per effondere il tuo amore su tutte le creature e allietarli con gli splendori della tua luce. E questa è verginità. Dunque, la prima Vergine è davvero la Trinità. Si rimprovera talvolta la Chiesa Cattolica di aver dato un'interpretazione troppo estesa alla parola di Gesù sul celibato per il regno, imponendolo a tutti i suoi preti. Ora, è vero che Gesù non impose la scelta del celibato, ma neppure la Chiesa la impone, né tantomeno impedisce ad alcuno di sposarsi. La Chiesa Cattolica ha solo stabilito questo come uno dei requisiti per quelli che desiderano esercitare il ministero pastorale, che resta una scelta libera. È lo stesso identico principio in base al quale la Chiesa Ortodossa riserva all'Episcopato l'Episcopato ai non sposati. Tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa la differenza è solo nell'estensione dell'applicazione, non nel principio. Cioè che la Chiesa può determinare delle condizioni per quelli che esercitano un ministero in essa. A me pare che sia molto più seria la mancanza per difetto di quelle chiese cristiane che si propongono di predicare il pieno Vangelo, ma mancano di qualsiasi forma di realizzazione di questa proposta evangelica del celibato per il regno, che è lì, capitolo 19 di Matteo. Come mancano di qualsiasi realizzazione della proposta di povertà radicale fatta al giovane ricco: vai, vendi tutto quello che hai, poi vieni e segui. Sono stato per quasi 15 anni membro della delegazione cattolica per il dialogo con le chiese pentecostali, e siccome tra di noi c'era un clima di grande amicizia e serenità, una volta mi sono permesso una battuta. Si parlava, sentivo parlare continuamente da parte loro del full gospel, pieno Vangelo, che loro predicavano il pieno Vangelo. Allora, un certo momento, intorno al tavolo, li ho interrotti e, sorridendo, ho detto: ma carissimi fratelli, voi ci parlate sempre di questo full gospel, però a me pare che il vostro Vangelo sia full, sì, ma full of holes.
Pieno, sì, ma pieno di buchi, perché ci sono tante pagine che mancano completamente. Non essendo di origine divina, la legge del celibato obbligatorio dei preti può certamente essere cambiata dalla Chiesa, se a un certo punto lo ritiene necessario. Io mi astengo dal discutere questo aspetto del problema, perché chiaramente non è qui il luogo per farlo, ma nessuno può negare onestamente che, nonostante tutti gli inconvenienti, le defezioni, che del resto sono inevitabili in una materia come questa, nessuno può onestamente negare che essa ha contribuito in maniera enorme alla causa del regno e della santità della Chiesa, e sia anche oggi un segno efficace laddove è autentico per il popolo cristiano. Terminiamo con un pensiero alla Vergine Maria da cui siamo partiti. In Maria appare in tutto il suo fulgore la motivazione biblica della verginità, espressa dalle parole "per il regno dei cieli". Ella è stata scelta, il regno si è impadronito di lei, l'ha requisita. Paolo direbbe che l'ha segregato per il Vangelo, Maria è segregata per l'autore del Vangelo, e lei si è lasciata requisire, Geremia direbbe si è lasciata sedurre. Maria ha corrisposto perfettamente, con fede assoluta, alla chiamata, ne ha accettato senza discutere gioiosamente tutte le conseguenze, che per lei erano difficili, pericolosissime. Maria sapeva che era scritto nella legge di Mosè che la fanciulla trovata non vergine il giorno delle nozze doveva essere portata sull'uscio di casa e lapidata. Maria ha accettato questa sua condizione dicendo: eccomi, ineni, questa parola che risuona sulle labbra di Abramo, di Samuele, di Mosè, finalmente, che sembra sia una chiave d'oro per aprire il cuore di Dio. Questa parola che abbiamo detto noi, chi nella professione religiosa, chi nell'ordinazione sacerdotale, quando fu pronunciato il nostro nome, noi dicemmo: eccomi, Maria l'ha detto prima e noi siamo chiamati a andarle dietro. San Gregorio Nisseno mette in luce la profonda affinità che esiste tra Maria e ogni anima cristiana, specialmente anima consacrata. Dice: quello che si verificò fisicamente in Maria Immacolata, quando nella pienezza della divinità risplendette in Cristo attraverso la sua verginità, si ripete anche in ogni vergine, anche se il Signore non si fa presente in essa materialmente. Maria non è solo modello, ma anche avvocata, difesa delle vergini. Non si limita cioè ad additare un modello, una verginità astratta, sublime, ma aiuta a percorrere questa strada con la sua intercessione, con la sua vigile custodia. San Basilio dice che come i corpi limpidi e trasparenti, cristallo, quando un raggio li colpisce diventano essi stessi risplendenti e riflettono un altro raggio, così le anime pneumatofore, illuminate dallo Spirito, diventano esse stesse pienamente spirituali e rinviano sugli altri la grazia. E questa è Maria, l'anima pneumatofora per eccellenza, che risplende e riflette questo raggio di luce. Lo stesso Lutero, che contrariamente a quello che si pensa, che pensano anche i suoi seguaci, Lutero aveva una grandissima stima della Madonna, ha scritto il più bel commento al Magnificat che io conosco. E lui dice a un certo punto che nessuna immagine di donna dà all'uomo pensieri così puri come questa Vergine. E per questo la devozione alla Madonna è stato sempre uno dei mezzi più efficaci per chi vuole vivere serenamente e integralmente il carisma della verginità. Dopo il titolo di Theotokos, di genitrice di Dio, sappiamo che quello di sempre vergine, ai parsenos, è il titolo con cui Maria è più spesso invocata dalla liturgia, sia latina che ortodossa. Quest'ultima non si stanca di salutarla nel suo inno mariano più bello, l'Acatistos, con il titolo di Vergine Sposa. Ave di vergini, madre nutrice, ave che anime porti allo sposo, ave Vergine Sposa. E anche noi, nell'imminenza della festa dell'Immacolata, la salutiamo così: Ave, Vergine Sposa. E così sia.